l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di arrivare, accelerando i lavori, di arrivare in agosto 2010 con la struttura in parte agibile per iniziare, insomma, a far utilizzare ai nostri ragazzi questa bellissima struttura realizzata dal nostro comune. Dopo diversi mesi sono iniziati effettivamente i lavori di realizzazione della struttura in cemento armato della scuola. La prima parte, quindi il primo periodo, è stato utilizzato per i saggi archeologici preventivi come prevede la norma. Devo dire e devo ringraziare pubblicamente la dottoressa Patrone, che si è impegnata, della soprintendenza archeologica, che si è impegnata affinché subito dopo gli scavi archeologici si riuscisse a sbloccare il cantiere, quindi iniziando con le paratie in calcestruzzo. Sono delle opere particolari, tecnicamente è giusto che sia l'ingegner Nobile a spiegare di che si tratta, però per la prima volta a Montescaglioso stiamo utilizzando delle tecnologie che forse, voglio dire, diventeranno un modello di costruzione all'interno del nostro comune e anche nell'intera regione Basilicata. È un modello particolare che tiene conto, voglio dire, delle azioni sismiche, e quindi dopo ciò che è accaduto ultimamente, come sappiamo, in Abruzzo, è importante ragionare in termini di sicurezza realizzando le strutture così come prevede la normativa vigente. Speriamo nel giro di una ventina di giorni, massimo entro fine maggio, di poter terminare questa prima fase di realizzazione di queste strutture per iniziare poi effettivamente la realizzazione delle fondazioni. Potrebbe succedere nelle nostre zone. Infatti abbiamo visto negli ultimi avvenimenti che in Abruzzo alcune strutture che dovevano restare in piedi anche in caso di sisma sono andate giù, mentre questa scuola è stata progettata già con la nuova normativa antisismica e quindi offre tutte le garanzie possibili per gli studenti e per chi la frequenterà. Io in particolar modo devo ringraziare l'impresa Faticati SRL che sta realizzando la scuola, inoltre l'impresa Bitondo di Montescaglioso, e un ringraziamento particolare alla ditta Colabeton che ci sta fornendo un calcestruzzo studiato nei minimi particolari per avere la qualità migliore dal punto di vista della sicurezza.